Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio. Senti, io vorrei partire ovviamente dagli Stati Uniti perché è il dato più recente, poi però senza alcun dubbio torneremo anche in Germania e non soltanto anche in Cina, giusto per capire qual è la sua interpretazione dei numeri. Io vorrei partire ovviamente dagli Stati Uniti perché sicuramente ben al di sopra delle tesi degli analisti. Beh, sicuramente ben al di sopra delle attese, però secondo me l'interpretazione di questo dato non dovrebbe cambiare di molto rispetto a quanto già sappiamo, ovvero sia sono fiammate temporanee, dovrebbe esaurirsi nel giro di qualche mese, anche se indubbiamente negli Stati Uniti, a causa della forte stimolo fiscale, probabilmente qui stiamo vedendo una tipica inflazione da domanda, cioè c'è stata una forte spinta alla domanda che si sta traducendo in tensioni sul lato dei prezzi. Quindi qualche preoccupazione in più negli Stati Uniti sicuramente c'è rispetto al resto del mondo. In Cina il discorso è diverso perché la Cina è ormai il settore manufatturiero del mondo, quindi da lì parte la produzione, da lì partono molte delle tensioni anche sui prezzi. Quindi va monitorata con molta attenzione. Si vede quello che è la tensione sul lato dei prezzi delle commodity e quindi dei prodotti intermedi e anche dei prodotti finiti, ma insomma siamo ancora all'interno di un andamento che direi non ci sorprende, almeno non mi sorprende personalmente. Quello che dobbiamo guardare con molta attenzione, soprattutto all'Europa, è se questa tensione che si sta verificando per varie motivazioni, per disfunzioni tra l'andamento della domanda e dell'offerta, di fatto la produzione non riesce ad aumentare allo stesso ritmo della domanda e alcune disfunzioni sul lato della distribuzione dei trasporti a livello internazionale. Ecco, se tutto questo si traduce poi in tensioni anche sui prezzi e se nella catena di produzione e poi nella distribuzione c'è la sensazione che le aspettative di inflazione stanno cambiando e quindi si stanno adeguando anche i listini. Direi che questa evidenza, soprattutto in Europa, è ancora molto scarsa o addirittura inesistente. Mi riferisco soprattutto ai salari, non ci sono tensioni salariali al momento, tranne qualche piccola tensione su alcuni comparti specifici dove manca manodopera qualificata, ma questa non è una storia nuova, soprattutto in Italia. In Germania oggi abbiamo visto dati molto forti, ma erano attesi, si tratta di anche un problema di base rispetto all'anno scorso, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Ecco, allora lei ha detto che insomma non è sorpreso dai numeri a cui abbiamo, scusate, i numeri che abbiamo visto proprio oggi a livello di inflazione sia americana, se vogliamo in Germania, in Cina. Però allora come bisogna interpretare questa transitorietà? Perché dai grafici comunque si vede che è abbastanza sostenuto e molto probabilmente, almeno secondo i business leaders, questa problematica con la supply chain che contribuisce indubbiamente all'inflazione continuerà ben più rispetto al previsto. Allora forse bisogna rivedere o spiegare meglio il concetto della transitorietà non solo ai nostri telespettatori, ma in generale alla community in generale. Sì, diciamo che è indubbio che queste tensioni stanno continuando più di quanto ci si attendeva poco tempo fa e quindi probabilmente hanno delle ragioni un po' più profonde, ovvero sia in alcuni settori non è facile adeguare l'offerta alla domanda in tempi rapidi, c'è bisogno di più tempo. La stessa composizione della domanda sta cambiando a seguito della pandemia e quindi si fa fatica a compensare, però se rimane un problema di offerta è chiaro che l'offerta prima o poi si adegua alla domanda e quindi queste tensioni tenderanno a diminuire. Direi che questo è ancora la chiave interpretativa più appropriata per l'attuale fase.
Ripeto, farei eccezione per gli Stati Uniti perché in quel caso lì lo stimolo alla domanda è talmente forte che sicuramente stiamo vedendo una tensioni inflazionistiche legate alla domanda. E quindi questo probabilmente è più preoccupante e questo giustifica anche una reazione diversa da parte della Federal Reserve. Ma in altre parti del mondo stiamo ancora parlando di un'economia che fa fatica a recuperare, fa fatica a tornare al trend di crescita pre-pandemia e c'è ancora ampia capacità inutilizzata sia dal lato della produzione sia al lato anche del lavoro, della disoccupazione e l'occupazione non sono ancora cresciute al punto da rappresentare veramente un problema in termini di tensioni inflazionistiche. Quindi a mio avviso, come ha confermato peraltro recentemente anche Philip Slane, non ci sono grandi preoccupazioni in Europa per il futuro. La situazione va monitorata e va guardata con molta attenzione per capire se le tensioni sottostanti stanno effettivamente cambiando, si modificheranno in qualche modo in futuro, ma per ora direi nessuna preoccupazione di fondo. Allora, tornando ovviamente alla Fed, le volevo chiedere se con questi numeri dovessero continuare a crescere, forse bisogna anche rivedere la politica a livello di tassi di interesse, non soltanto a livello di acquisti di titoli di Stato e mortgage backed securities. Powell ha detto molto chiaramente nella conferenza stampa quando ha annunciato l'inizio del tapering che le condizioni non ci sono ancora per nemmeno iniziare una discussione sul rialzo dei tassi e le decisioni tra quantitative easing e rialzo dei tassi sono comunque separate. Quindi quello che non mi stupirebbe è di vedere il tapering accelerare nei prossimi mesi e quindi questo sarà un segnale di restrizione da parte della Fed. Tuttavia devo dire che è ancora molto prematuro parlare di un rialzo dei tassi. Detto questo, è chiaro che anche il rialzo dei tassi in qualche momento arriverà, forse un po' più tardi di quanto il mercato si aspetta in questo momento, ma arriverà. Devo dire che anche una normalizzazione a livello internazionale di tassi di interesse non deve essere necessariamente vista come una cosa negativa, e questo nemmeno in Europa, se il recupero dell'attività economica fosse sufficientemente forte, anche supportato dalla politica fiscale, al punto da consentire alle banche centrali di normalizzare le condizioni monetarie, di normalizzare le loro politiche monetarie. Questo è un punto positivo, devo dire, per l'economia mondiale, dovrebbe essere visto positivamente anche in Europa, dove i tassi sono negativi e dove gli acquisti di titoli sono molto consistenti in questo momento. Però purtroppo in Europa non ci siamo ancora, ci vorrà del tempo e ripeto, quando arriverà il momento in Europa di ridurre l'accomodamento, lo stimolo monetario, nella misura in cui rimarrà un fenomeno contenuto, è da vedersi come una cosa positiva. È una normalizzazione dopo un periodo veramente molto anomalo di tassi negativi e di un appesantimento, una responsabilità enorme posta sulle autorità monetarie, forse anche eccessiva rispetto a quello che possono dare. Invece per quanto concerne la BCE, che appunto lei ha menzionato, poi ovviamente è importantissimo fare la differenza tra tutto ciò che accade a livello di inflazione in Europa e negli Stati Uniti, anche se se dovessimo vedere i numeri in Germania, anche lì diciamo che sono abbastanza elevati senza alcun dubbio, in quanto abbiamo visto un'inflazione che sta approcciando quasi il 5%. Ovviamente la situazione di ciascun paese va monitorata. Ovviamente mi riferisco a ciascun paese all'interno della zona euro. Intanto però Frank Elderson, che fa parte del board esecutivo della BCE, ha detto che forse la BCE sta approcciando il proprio target dell'inflazione al 2% di medio termine. Lei è d'accordo con queste affermazioni? Beh, lo vedremo, perché in dicembre la BCE pubblicherà per la prima volta le previsioni relative al 2023-2024, quindi darà
una prospettiva più di lungo periodo all'inflazione. La mia sensazione è che ci sarà un aumento delle previsioni sull'inflazione 2021-2022, ma che rialzo nelle proiezioni per gli anni successivi sarà molto limitato e forse rimarranno ancora al di sotto del 2%, che è la linea di demarcazione, l'obiettivo della Banca Centrale Europea. Quindi forse non è ancora giunto il momento per cambiare politica, anche se devo dire che con questi numeri in Germania è chiaro che la pressione da parte di alcuni paesi si farà sempre più forte e quindi diciamo, il dibattito si farà sempre più acceso, soprattutto in alcuni paesi. E dunque andiamo a fare un altro punto piuttosto importante. Ovviamente il Thanksgiving Day si sta avvicinando, ovviamente verso la fine del mese di novembre, e Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, dovrebbe annunciare chi sarà il prossimo presidente del Federal Reserve. Ha già fatto colloquio sia con Lael Brainard che con Jerome Powell, che ovviamente è il capo della Fed, il capo attuale della Fed, ovvero chair della Fed. A questo punto abbiamo visto ovviamente le proiezioni della maggior parte degli economisti, e la gran parte della comunità dice che Powell verrà confermato. Lei è d'accordo? Ma io penso di sì, perché quelli che lo criticano per ragioni forse non perfettamente appropriate. Sappiamo che Powell non è un economista, come no, del resto non è un economista la Lagarde, però nel central banking attuale quello che vale soprattutto è la comunicazione, e Powell è stato un comunicatore efficace in questi anni, ha dato dei messaggi chiari e convincenti, e ha fatto probabilmente aumentato la credibilità della banca centrale. Inoltre devo dire che cambiare la guida della Fed in un momento così difficile e problematico per l'inflazione potrebbe dare un segnale non desiderato da parte dell'amministrazione, cioè potrebbe dare un segnale nel senso di dire ai mercati finanziari che il prossimo presidente, il prossimo chairman del Federal Open Market Committee sarà ancora più riluttante a modificare la stance di politica monetaria, che è un messaggio che in questo momento l'amministrazione americana non può permettersi di dare, perché potrebbe dare un segnale molto negativo sulla parte lunga della curva dei rendimenti, e quindi potrebbe far aumentare le aspettative di inflazione in futuro. Quindi io penso che Powell verrà confermato e che questo dia garanzie di una coerenza e di una continuità nell'azione della Fed. È un punto molto importante, il nuovo presidente della Fed, lei lo ha anche detto, l'inflazione, soprattutto ai livelli a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti, è un problema per l'amministrazione Biden, perché il potere d'acquisto dei cittadini diminuisce effettivamente anche in maniera molto significativa, nonostante il fatto che anche gli stipendi ovviamente sono al rialzo. Anche questo punto è importante, perché in Europa per esempio non è così, in particolar modo in Italia. Però ci sono anche i midterm elections, che storicamente vince sempre il partito che non è al potere, ovvero il partito non del presidente attuale, in questo caso sarebbe il partito dei repubblicani. Potrebbe avere questo fattore, diciamo, un impatto sulla possibile decisione su chi sarà il presidente del Federal Reserve in questo caso? Ma è difficile dirlo, ci sono tante cose che entrano in gioco. Abbiamo visto delle elezioni di alcuni stati federali non finire nel modo desiderato per l'amministrazione americana, e quindi c'è probabilmente una tendenza, una specie di ritorno di alcune preferenze verso l'ala più radicale anche del partito repubblicano, ma bisogna capire se questo è un fenomeno circoscritto o se è più generale. Penso che non ci siano ancora le evidenze che la situazione politica negli Stati Uniti sia effettivamente cambiando, quindi penso che Biden con ogni probabilità continuerà la politica che ha fatto sino ad ora, confermerà Powell alla Fed,
e continuerà in questo stimolo fiscale che di fatto deve ancora materializzarsi, soprattutto per quanto riguarda il piano infrastrutturale. Quindi questa è la grande sfida dell'amministrazione americana. Il rischio ovviamente che il presidente si trovi dopo le elezioni midterm con azzoppato, quindi con meno capacità di incidere. Questo è sicuramente un rischio, ma al momento non penso che le politiche attuali possano avere un impatto in un senso o nell'altro nella decisione degli elettori. Io la ringrazio, grazie mille Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors, grazie per la disponibilità, alla prossima occasione. Grazie, saluti.